chiamo Giuseppe Racca, sono nato a 5 km da qua, ma da 35 anni, quasi 35 anni abito in Olanda, in Torbola di Festa, dove lavoro appunto all'Agenzia Spaziale Europea. E il titolo di questa presentazione di oggi è, diciamo, si basa sul lavoro, che il mio lavoro attuale è quello della, di questa missione Euclid, che è per la ricerca della materia delle energie oscure, e vi spiegherò meglio. Ma prima di questo introdurrò un pochettino che cos'è l'ESA, dove cosa facciamo, e poi parlerò un pochettino della perché si parla di energia oscura e materia oscura e quali sono le basi della cosmologia. Questa è una missione cosmologica, quindi farò un po' di introduzione di cosmologia e poi, insomma, un po' meglio quello che riesco a descrivere della mia. Prima di tutto, appunto, l'ESA. L'ESA è un'organizzazione internazionale, l'Agenzia Spaziale Europea. Siamo 5.000 dipendenti sparsi in tutti i 22 stati membri dell'organizzazione. Ci sono circa 7 siti. Appunto, io lavoro nel sito olandese, che è il sito più grande tecnico-scientifico. Poi c'è anche il sito dove si lanciano, da cui si lanciano i satelliti, che è la Guyana francese, Kourou di Guyana francese. Queste ci sono sempre anche gli aspetti finanziari. Insomma, l'ESA costa al cittadino europeo circa 12 euro all'anno, e quindi, insomma, è anche un costo piuttosto contenuto. L'ESA si occupa praticamente di tutti gli aspetti dello spazio, insomma, di tutti i vari settori, non soltanto di alcuni come fanno altre organizzazioni internazionali. E in pratica siamo leader, diciamo, mondiali in diversi settori, e abbiamo sviluppato circa 80 satelliti nella storia dell'ESA e ne abbiamo lanciati 220, quindi, insomma, dal punto di vista di Olanda si lanciano più satelliti di quelli che vengono presentati a noi, perché si lanciano anche satelliti commerciali. Io ho sempre lavorato, quasi sempre, i primi 2 anni nella direzione delle scienze spaziali, e quindi volevo solo farvi vedere un paio. Questi sono tutti i manifesti che avete anche visto e ricevuto probabilmente. Sono appunto, sono le missioni planetarie, e di queste missioni planetarie indico qua la missione Smart 1, che non si vede molto bene qua, di cui sono stato responsabile circa una ventina di anni fa. Smart 1 è stato il primo satellite che è andato sulla Luna, diciamo, ha orbitato la Luna e si è anche schiantato sulla Luna alla fine appositamente. Poi ho anche lavorato all'inizio su Pepi Colombo, che, come sapete, sta andando verso Mercurio, anzi ha avuto un flyby a Mercurio recentemente. Questo, ho fatto il primo studio della missione quando ancora non si chiamava neanche Pepi Colombo, per poter arrivare a Mercurio usando la propulsione elettrica, che è quella che poi effettivamente è stata adottata. Ci sono poi tutte le missioni di tipo astronomico, astrofisico, e anche questo mi indico un paio. Una è l'ESA Pathfinder, di cui sono stato responsabile fino a una decina di anni fa, che era una missione per sviluppare tecnologie per il rilevamento delle onde gravitazionali, e attualmente appunto mi occupo di Euclid, che è appunto questa missione cosmologica. Allora, questa si dice normalmente che Euclid è una missione per studiare l'universo oscuro, ma, insomma, perché si parla di energie oscure e di materie oscure? Quali sono le ragioni per cui vengono utilizzate queste definizioni? Il motivo principale è perché queste cose oscure sono cose di cui non conosciamo praticamente niente, per queste vengono chiamate oscure, però devono esserci per poter giustificare certe osservazioni che vengono fatte. E poi sono anche oscure per semplice fatto che non emettono radiazione, non emettono luce, non assorbono luce e non riflettono luce, quindi sono oscure anche in questo senso. Poi un terzo significato è anche dovuto al fatto che per certi aspetti sono anche in un certo senso ipotetiche, cioè non sono del tutto sicure che queste cose esistano. Allora, la cosmologia è un'attività umana, chiamiamola, vecchia come l'umanità. Tutti, diciamo, i vari stadi della storia dell'umanità si è pensato all'universo, cosa è fatto l'universo, cosa c'è dentro, chi è che l'ha fatto.
Questo ha comportato, questo studio effettuato da scienziati, da letterati, da religiosi. Invece quello di cui vi parlerò, che è la cosmologia moderna, è quella del tutto scientifica, che si può pensare che sia nata appunto con la relatività generale di Einstein all'inizio del 1900, e quindi si basa sulla teoria della gravità di Einstein. Ci sono poi due ipotesi di lavoro molto importanti. Il primo è quello di omogeneità, cioè si pensa che la Terra non stia in un punto particolare dell'universo, ma stia in un punto qualsiasi dell'universo, e che tutto e che quindi quello che vediamo noi attorno alla Terra è più o meno quello che vedrebbe qualsiasi altro punto dell'universo, un osservatore in qualsiasi altro punto dell'universo. E poi l'isotropia, cioè su larga scala l'universo è uguale in tutte le direzioni. E dico su larga scala perché se noi guardiamo sulla scala terrestre non è vero questo, perché se noi guardiamo in direzione del Sole c'è il Sole, se guardiamo in un'altra direzione non c'è. E quindi, però su larga scala, su una scala molto più grande di quella della Terra e del Sistema Solare, effettivamente l'universo si pensi che sia isotropo. Se questo è vero, queste due ipotesi, ma sono, è importante sapere che sono due ipotesi di lavoro, allora si può anche studiare di tutto quello che contiene l'universo, la massa, l'energia dell'universo, lo si può descrivere come una specie di fluido che interagisce con la geometria dell'universo. Questo è un concetto molto importante che è proprio insito della relatività generale di Einstein, che cercherò di spiegare un pochino meglio in seguito. Cioè, cosa sappiamo finora di cosa è fatto l'universo? Quello che tutte le osservazioni, le teorie ci dicono finora è che la situazione è questa qua, cioè che la materia e l'energia dell'universo oggi è composta per il 95% di una roba sconosciuta e soltanto per il 5% di atomi di cui siamo fatti noi. Questa è una cosa che direi una situazione proprio imbarazzante, insomma, come si fa a pensare che tutto sia fatto di un'altra cosa, non delle cose che noi invece conosciamo. D'altra parte qualcuno dice anche perché è imbarazzante, perché dove sta scritto che le cose devono essere tutte fatte di quello di cui siamo fatti noi? In effetti è anche vero questo. Però direi che sapere che attorno a noi il 25% è materia oscura, il 70% è energia oscura e solo il 5% sono atomi sembra una cosa che debba essere studiata meglio. Infatti è una delle priorità che hanno tanti scienziati, che hanno tante organizzazioni, tra cui anche l'ESA. Allora, per spiegare un pochettino meglio quello che si vuole studiare, devo andare un pochettino più in dettaglio. E quello che poi vorrei spiegare è che dall'equazione della relatività generale di Einstein vengono fuori le equazioni della cosmologia che sono state messe giù da questi quattro signori, Friedman, Lemaître, Robertson e Walker, sono un russo, un belga e due americani, che hanno preso praticamente le equazioni di Einstein e le hanno scritte in modo per tutto l'universo, non soltanto per la zona locale, per il pianeta, per la galassia, eccetera, ma per l'universo. Da queste equazioni qua viene fuori questa faccenda qua, cioè che la velocità di espansione dell'universo al quadrato è uguale alla densità di materia dell'universo più la curvatura dell'universo più qualche cos'altro, se lo vogliamo aggiungere o meno, questa costante cosmologica che però l'ho cancellata perché se ne potrebbe anche fare meno, se potessimo farne meno sarebbe anche meglio. Però è importante che c'è questa uguaglianza tra il contenuto di materia e di energia dell'universo e la geometria dell'universo, e questo bilancio qua si risulta nell'espansione dell'universo. Allora, quindi andiamo a vedere che cosa si può vedere tramite l'osservazione e vediamo dove siamo, vediamo che cosa il bilancio rispetto a questa uguaglianza che deve essere mantenuta se la teoria della gravità di Einstein è corretta. Allora, quindi prima cosa guardiamo che cosa sia divisibile. Questo è un disegno che ho trovato su internet che mi è sembrato molto carino, fa vedere in scala logaritmica dalla distanza dalla Terra tutte le varie cose che si possono osservare. Insomma, ci sono prima i satelliti, i meteoriti, c'è la Luna, il Sole, i pianeti più vicini, Marte, Venere, poi ci sono gli asteroidi,
c'è la cintura di Kuiper, la nube di Oort da cui vengono le comete, vari oggetti molto distanti. Poi passiamo a vedere le stelle più vicine, c'è Proxima Centauri, Alfa Centauri, altre stelle, ci sono anche le Pleiadi da qualche parte, tutte le stelle della nostra galassia, il centro della galassia, le galassie più vicine, l'Andromeda, la nube di Magellano e via via le galassie sempre più lontane e ovviamente andando a vedere sempre più distante, come sapete, dovuto allo spostamento verso il rosso delle, e il tempo, scusate, il tempo della che si mette la luce ad arrivare, andiamo anche sempre più nel passato. Quindi più ci spostiamo a destra in questa scala logaritmica, più vediamo diciamo le origini dell'universo. Però facendo una somma di tutto quello che si riesce a vedere lì, vedendo tutta questa materia luminosa, chiamiamola, si vede che si ottiene soltanto una piccolissima percentuale di quello che dovrebbe esserci se le equazioni che vi facevo vedere prima sono corrette, e praticamente soltanto lo 0,5%. Solo facendo la somma di tutte le masse di tutti questi oggetti qua, soltanto si arriva solo 0,5%, che è veramente molto poco. Però diciamo, si pensa che ci sia anche qualcosa di più, perché dopo il Big Bang, nei primi 20 minuti c'è un periodo in cui si sono formati tutti, non tutti, ma si sono formati diciamo tutti i protoni, i neutroni, i quark, quindi che hanno formato quelli che si chiamano gli elementi primordiali, che sono appunto l'idrogeno, l'elio e il litio. Questi sono formati tutti allora, in quei primi 20 minuti. Tutti gli altri elementi si sono formati poi dopo, all'interno delle stelle, attraverso la fusione nucleare, oppure attraverso supernova, eccetera. Però questi elementi primordiali sono formati tutti lì. Facendo quindi un'indagine anche delle osservazioni per capire quanti sono, quanto materiale si è formato, allora si arriva, anche attraverso osservazioni, a circa 4,5% di tutto quello che ci dovrebbe essere, quindi già molto di più di quanto si vede, quindi già praticamente molto di più non è all'interno delle stelle, all'interno dei pianeti, ma molto probabilmente all'interno di gas molecolari, idrogeno molecolare negli spazi interstellari o in altri posti, qualcuno pensa anche a particolari buchi neri, eccetera. Comunque, fin qua siamo arrivati al 5%, 4,5 più 0,5, siamo soltanto al 5%. Per andare avanti, parlare di materia oscura, devo fare una piccola digressione sulle forze della natura. Penso che molti sapranno che le forze della natura sono 4. Due sono forze di tipo nucleare, si chiamano forza debole e forza forte, sono forze molto molto importanti ovviamente per la costruzione della materia, però agiscono soltanto a distanze molto piccole, quindi non sono molto importanti per quanto riguarda la cosmologia. Quindi passiamo invece a quelle che sono le forze veramente importanti, e sono la forza elettromagnetica, che è quella responsabile della luce, cioè tutto la luce stessa e la propria, e il fotone e il bosone della forza elettromagnetica, e però la forza elettromagnetica è anche quella responsabile della chimica. Tutta la chimica si basa sulla forza elettromagnetica. La chimica, il combinarsi degli atomi avviene attraverso gli elettroni, la fase più esterna degli atomi, e attraverso le forze elettromagnetiche. Ma anche la meccanica, quando un urto, una superficie incontra un'altra superficie, quello che interagiscono gli elettroni, interagiscono attraverso forze elettromagnetiche. L'altra forza molto importante è invece la gravità. La gravità è quella che fa cadere le mele dall'albero ed è anche quella che fa girare i pianeti attorno alle stelle e le stelle attorno al nucleo centrale delle galassie, eccetera. Quindi, in pratica, noi chiamiamo materia ordinaria tutta la materia che interagisce con la forza elettromagnetica e la gravità. E chiamiamo invece materia oscura la materia che interagisce solo attraverso la forza della gravità, cioè si vede l'effetto e la presenza della materia oscura perché esercita la forza gravitazionale, ma non quella elettromagnetica. Questa è per definizione.
Un esempio di questa evidenza di materia scura, ma ce ne sono altri, ne faccio solo uno, è quella della rotazione delle galassie. In questo disegno si vede un disegno di una galassia, questa galassia ha una certa rotazione, una certa velocità di rotazione, e noi vediamo che c'è tutta questa materia luminosa, che quindi ha una certa massa, e se questa materia luminosa fosse tutto quello che c'è dentro la galassia, la velocità di rotazione sarebbe indicata da quella della curva rossa, cioè dopo circa 2/3 della distanza dal centro della galassia comincerebbe a scendere, la velocità diminuirebbe. Invece non succede così, quello che succede è che la velocità rimane praticamente costante. E questo si può spiegare se ci fosse in aggiunta a questo materiale luminoso molto più materiale che è non invisibile, che quindi è materia oscura. Ci sono anche altri esempi per spiegare la materia oscura, ma questo è uno degli esempi più evidenti. Facendo dei conti, proprio su guardando le galassie, guardando come ruotano anche le galassie tra di loro, eccetera, eccetera, si arriva che c'è più o meno il 25% di materia oscura. Quindi siamo arrivati a 5 volte tanto quello che c'è di materia luminosa, c'è di materia oscura. Quindi siamo arrivati al 25%. Poi, se vi ricordate, nel termine dell'equazione di Friedman di prima, a sinistra stava la velocità di espansione dell'universo. Questa anche era già stata studiata da Hubble stesso all'inizio del Novecento, e dove aveva visto che le galassie lontane si espandono, cioè, diciamo, si allontanano da noi a una velocità proporzionale a quella, alla distanza a cui sono loro. Ci sono stati fatti molto recentemente delle nuove campagne di studio, questi tizi qua, Perlmutter, Schmidt e Ries, hanno preso anche il Nobel nel 2011 per questo, le loro sono due consorzi diversi di osservazioni, si chiamavano appunto di questo progetto di Supernova Project, che era per studiare appunto l'espansione dell'universo. Loro l'hanno studiato usando queste supernova 1A, che sono delle supernova molto particolari che esplodono tutte con la stessa luminosità, quindi uno sa che la supernova ha una luminosità definita, quindi a seconda di quanto la si può vedere, dalla magnitudine a cui la si vede, si può capire qual è la sua distanza, perché diciamo con la legge di 1 sopra la distanza al quadrato si può capire qual è la distanza. Quindi in questo modo qua, poi vedendo lo spostamento verso il rosso per capire la velocità, si può vedere qual è l'espansione dell'universo. E quello che hanno scoperto questi due è che l'universo c'è, si vede non molto facilmente ma da questa curva, ma si vede che quindi l'universo accelera. Quindi l'universo non solo si espande come si è sempre pensato, come pensando che dal Big Bang in poi l'universo diventa sempre più grande, ma accelera pure, e si è anche visto che dalle osservazioni fatte ha cominciato ad accelerare piuttosto recentemente, non all'inizio ma negli ultimi qualche miliardo di anni. Questa curva qua è una curva che interpola un pochettino diverse osservazioni, anche se non sono state fatte proprio su tutto l'universo. Quindi allora abbiamo visto che l'universo anche accelera. Manca ancora un termine, se vi ricordate da quello che abbiamo spiegato, era quello della geometria dell'universo. Come si misura la geometria dell'universo? Qui è una cosa un pochettino, bisogna fare un po' un salto di immaginazione, perché è quello che normalmente io cerco di spiegare, è che se noi pensiamo di essere delle formichine che viviamo su una superficie bidimensionale, quindi non abbiamo l'alto e il basso, ma abbiamo soltanto il destra e il sinistra, l'avanti e indietro, e noi viaggiamo sulla nostra superficie e vorremmo capire meglio com'è questa superficie, di che geometria ha la nostra superficie. Le tre geometrie possibili possono essere una piana, come questo palco qua, quindi io sono una formichina che mi muovo qua, però potrei anche muovermi su una sfera oppure muovermi su una superficie iperbolica, una sella, come si chiama. Per sapere su quale superficie io sono, disegno un triangolo e misuro gli angoli. E se sono su una superficie piana, la somma degli angoli interni è esattamente 180 gradi, se sono su una superficie di tipo sferico, la somma degli angoli è più grande di 180 gradi, se sono su una superficie iperbolica è meno di 180 gradi. Ora, noi siamo in realtà in una di tre dimensioni spaziali,
lo spazio-tempo a quattro dimensioni, non togliamo il tempo un attimo, mettiamo soltanto lo spazio, abbiamo tre dimensioni. Dovremmo poter fare queste stesse misure fatte tridimensionali su tutto l'universo, e questo è stato fatto. È stato fatto fin dagli anni 90 con dei palloni stratosferici, e poi fatto con molti satelliti, e l'ultimo di quali è stato Planck, un satellite dell'ESA, che ha appunto misurato, misurando le anisotropie della radiazione di fondo, la dimensione delle anisotropie della radiazione di fondo, un po' complicato da spiegare, e hanno misurato che l'angolo sotteso da queste anisotropie è esattamente un grado, e questo grado, un grado, si ottiene solo se la geometria è piana. Se invece la geometria fosse stata sferica oppure fosse stata iperbolica, avrebbero misurato un angolo più grande o più piccolo. Quindi questo prova che la geometria dell'universo è in realtà piano, cioè l'universo è piatto. Quindi questo sono contenti i terapeutisti, perché almeno l'universo, quello veramente è piatto, diciamo è quasi piatto, cioè all'interno degli errori di misura è piatto. Questo quindi fa sì che, se noi tiriamo le somme, abbiamo visto che dalle osservazioni cosa abbiamo? Che la velocità di espansione dell'universo accelera, quindi questo è un termine che dà un'accelerazione. La densità di materia abbiamo visto che ce n'è il 30%, 5 e 25. L'universo è piatto, quindi non dà nessun contributo, è zero, quindi manca tutta un 70% di qualche cosa che viene chiamata appunto energia oscura. Questo 70% è quello che manca per far tornare l'equazione, sempre se la gravità di Einstein è corretta, ovviamente. E questa è la situazione che abbiamo ora. Quindi bisogna studiare meglio questa cosa qua, e questo il progetto di cui sono responsabile, Euclid, è appunto stato disegnato, progettato, voluto proprio per studiare questi effetti. L'obiettivo quindi primario di Euclid è proprio dell'origine dell'espansione accelerata dell'universo, e la proprietà e la natura dell'energia oscura e anche della gravità, perché tutto questo, come vi dicevo, sta insieme sempre solo se la relatività di Einstein è corretta. Noi sappiamo che la relatività di Einstein è corretta su moltissime scale, però non sappiamo se lo è veramente a livello globale, a livello dell'universo. E quello che facciamo è quello, vogliamo quindi sondare questa energia oscura, materia oscura e gravità usando delle tecniche, perché chiaramente non possiamo vedere le cose che sono invisibili, quindi dobbiamo usare delle tecniche. Queste tecniche ne abbiamo due in particolare: una si chiama lente gravitazionale debole e una si chiama galaxy clustering, oppure qualcosa si chiama anche baryonic acoustic oscillations, che è un termine, avevo anche pensato di spiegare un pochettino queste due tecniche, però ho visto che non ci stavo decisamente nei tempi, quindi vi dico solo, sono due tecniche che usiamo per poter vedere queste cose che non si possono vedere. E però, diciamo, la cosa importante è che, di cui vorrei ancora parlare un po', è che Euclid praticamente fa un'osservazione di tutto l'universo, diciamo di una grande parte dell'universo. Diciamo fa una scansione di circa 40% del cielo in 6 anni. Questa scansione avviene nel visibile e nell'infrarosso, e misurando, facendo immagini di tipo immagini e spettri. Quello che è le peculiarità di Euclid è appunto il tipo di telescopio. È un telescopio come anche quello che vedremo oggi pomeriggio, quello di JWST, che diciamo osserva solo nell'infrarosso, e invece, oppure come Hubble, lo stesso telescope che osservava, che sta ancora osservando nel visibile. È una specie di combinazione di entrambi, però la cosa, il vantaggio che ha è che è una specie di grand'angolo. Infatti il nostro field of view è di 0,5 gradi al quadrato, quindi è più grande della Luna. Quindi in questo modo in 6 anni riesce a coprire una grandissima parte del cielo, e circa appunto il 36% del cielo. Perché non copriamo tutto il cielo? Il motivo è essenzialmente che all'interno della nostra galassia
non si riescono a fare questo tipo di osservazioni molto fini perché c'è moltissima luminosità dovuta dalle altre stelle, quindi noi siamo costretti a guardare soltanto i poli galattici e anche lì dobbiamo evitare l'eclittica, diciamo di evitare dove stanno tutti i pianeti e le varie polveri che girano intorno al Sole, quindi quello che rimane è soltanto questo 36%. E ha un puntamento estremamente preciso perché dobbiamo poter fare delle misure che sono di tipo morfologico e di tipo spettrale estremamente preciso. E infatti la peculiarità di Euclid, che è un telescopio, è di essere estremamente preciso. E infatti cercherò ancora di spiegare almeno uno delle caratteristiche principali di Euclid per quanto riguarda la sua precisione, che è la qualità dell'immagine. Voi siete tutti osservatori, astronomi, quindi sapete che quando si prende una foto di un oggetto, cioè questa l'immagine dell'oggetto in realtà è l'oggetto stesso con moltiplicato quello che si chiama la PSF, la point spread function, che sarebbe la risposta puntuale ad una sorgente puntiforme. Questa moltiplicazione qua è un operatore matematico che insomma comunque non è molto diverso da una moltiplicazione. Quindi quello che risulta poi nell'immagine non è quello che è veramente l'oggetto, ma è l'oggetto moltiplicato per il sistema ottico, per questa PSF che è data proprio dal sistema ottico. E questa risposta alla sorgente puntiforme dipende da tante cose, dipende dall'imperfezione dell'ottica, dalle varie aberrazioni, dipende dalla stabilità del puntamento, dipende per i terrestri dall'atmosfera, per esempio, che invece per stando nello spazio questo non ce l'abbiamo, ma dipende anche dalla stessa diffrazione della luce, perché la luce non sarebbe mai un punto questo PSF, anche se tutto fosse perfetto, proprio perché la luce ha questa caratteristica. Per dirvi un esempio che penso che possa impressionarvi è che praticamente Euclid è così perfetto, è perfetto al 99%, quindi è praticamente un telescopio teorico al 99%. Abbiamo soltanto un 1% di imperfezione. Ma questo non basta ancora neanche per riuscire a fare le misure così precise che vogliamo fare e abbiamo bisogno di caratterizzare questa PSF in una parte per 10.000, cioè quindi oltre ad essere già perfetto da togliere il 99% di tutte le imperfezioni, anche quello che rimane deve essere caratterizzato attraverso vari tipi di calibrazioni complicatissime che dobbiamo fare in volo, qualcuna stiamo facendo a terra, altre faremo in volo, per poter trovare una parte, poter determinare questo in una parte su 10.000, e questo non è mai stato fatto da nessuno. Nessun satellite, né terrestre né orbitante, arriva a questo livello di precisione, ed è questo il motivo per cui ci mettiamo così tanto tempo a farlo e io non riesco ad andare in pensione perché voglio cercare di finire. Allora, adesso vi faccio solo vedere qualche foto, qualche scatto fatto durante la costruzione che è praticamente finita adesso. Queste foto sono di 6 mesi fa, all'inizio dell'anno. Questo è il telescopio in camera bianca, sono costruito in camera bianca, perché una delle particolarità è anche che non deve avere stray light, non so come si dice in italiano, luce, diciamo, quella che viene diffusa dalle polveri, eccetera, quindi deve essere costruito in posti estremamente puliti. Questi sono vari scatti che ho fatto, qualcuno li ho fatti anch'io, solo per farvi vedere anche la complessità della piattaforma e del telescopio. Poi c'è questa foto che mi piace particolarmente, che mi sembra anche molto artistica, diciamo. E poi volevo appunto, questo è un filmino che abbiamo fatto proprio un paio di settimane fa, appena abbiamo finito un test che ho fatto in Belgio, per fare proprio un test ottico per la caratterizzazione di questo telescopio finale, misurare le performance, e poi qui lo stanno impacchettando e poi è stato trasportato una settimana fa, è arrivato a Torino perché l'assemblaggio finale verrà fatto da tale Salegna Space a Torino, dove appunto il telescopio verrà messo sopra alla piattaforma che provvede tutti i servizi
per le varie l'elettricità, la comunicazione, eccetera. Questo invece da parte del telescopio è fatto da Airbus a Tolosa. E quindi adesso ci sarà un anno di test, pensavamo di riuscire a lanciare alla fine del 22, e invece recentemente abbiamo avuto qualche problema per cui il lancio è stato spostato all'inizio del 23, però insomma tra non molto dovremo avere questo satellite, questo telescopio in orbita che dovrebbe aiutare insieme ad anche altri, diciamo, sono noi, ci sono anche altre osservazioni anche da terra che tutti insieme aiutano a dare una risposta a queste domande cosmologiche. Grazie per l'attenzione. Grazie mille. È il sogno di ogni astrofilo, però vabbè, ci accontentiamo di quello che abbiamo.